Alberto Lattuada nel 1947 con Gianni Comencini e altri registi, intellettuali, amanti del cinema, fonda a Milano la Cineteca Italiana. È la prima cineteca a nascere nel nostro paese, è il primo archivio film a trovare una sua visibilità pubblica. E questo lo si deve ad Alberto Lattuada e a Gianni Comencini, che inventano proprio un lavoro, un mestiere che fino ad allora in Italia non era stato esperito. In realtà la passione di Alberto Lattuada per il cinema e per i film parte di gran lunga prima, già nel 35-36. Collabora con Ferrari e con lo stesso Comencini in una raccolta un po' corsara, clandestina, di film. Durante la guerra, buona parte dei film vengono portati in una cascina, dei Lattuada a Vaprio d'Adda, dove vengono nascosti per non essere presi dai tedeschi. Per cui, come dire, è un cinetecario di azione, è un cinetecario molto, molto attivo Alberto Lattuada. E ha lasciato un segno importante in cineteca. Al di là di una filmografia formidabile, di un grandissimo autore italiano, parallelamente ha sempre guardato con un occhio attento le attività di Cineteca. Ha avuto, al di là dei ruoli fondativi, anche si è impegnato negli anni come nella presidenza della Cineteca, seguiva le ristampe, le acquisizioni, spesso visitava l'archivio del film e rivedeva dei materiali per lui utili anche per le sue produzioni. Quindi il legame con Milano e con la Cineteca è sempre stato molto molto coltivato. Negli ultimi tempi ha voluto poi, anche grazie alla moglie Carla Del Poggio, depositare presso il nostro archivio, un po' i propri scritti, le sceneggiature, le foto, i suoi ritagli di giornale, insomma il proprio archivio personale che la Cineteca in questi anni, sta valorizzando. Quello che mi preme, ricordare è che, al di là delle doti registiche, quello che, come dire, è rimasto nel nostro archivio è anche un po' lo stile Lattuada. Uno stile sobrio, efficace, rapido, di poche parole, però che guarda un po' agli obiettivi e ai risultati un po' concreti. Questo era un po' lo stile con cui si muoveva Lattuada e anche Comencini, ma Lattuada aveva un carattere sotto questo aspetto molto, molto pungente. Per cui è questa una delle eredità più care che la Cineteca continua a coltivare.